Dopo aver visto il concetto di carica elettrica, forza elettrica, il concetto di campo elettrico e una delle sue principali proprietà descritte dal flusso del campo, vediamo oggi di affrontare il tema dell'energia in ambito dell'elettrostatica. Come abbiamo già visto a suo tempo quando abbiamo parlato della forza gravitazionale, è una forza che assomiglia molto a quella elettrostatica. Abbiamo parlato a suo tempo dell'energia potenziale gravitazionale, quindi esisterà una forma di energia analoga legata alla forza elettrica e quindi energia potenziale elettrostatica. Okay? Come già quando abbiamo introdotto il concetto di energia, il concetto più immediatamente precedente all'energia è quello di lavoro. Immaginate una situazione di questo tipo. Due piastre metalliche cariche con densità di carica omogenea che producono un campo elettrico omogeneo, in questo caso diretto da sinistra verso destra, quindi dalle cariche positive a quelle negative. Questo sistema fa sì che all'interno della zona occupata tra le due piastre cariche si viene a formare un campo elettrico omogeneo e quindi è più facile fare i calcoli. Perché? Perché una volta che conosciamo il campo in un punto, questo rimane lo stesso in tutti i punti dello spazio, quindi è più facile calcolare il lavoro. La forza elettrica che agisce su un'eventuale carica, sonda carica posta nella posizione A, è quindi una forza diretta da sinistra verso destra se la carica è positiva, e quindi la carica, essendo soggetta a una forza, mentre si sposta per effetto della forza stessa, la forza esercita o svolge, se preferite, un lavoro sulla carica stessa. Se la carica si sposta, come in questo esempio, da A a B, il lavoro, mentre la carica si sposta dal punto iniziale A a quello finale B, è per definizione in questo caso dato dal prodotto scalare tra il vettore forza e il vettore spostamento. In generale, se la forza e lo spostamento non sono paralleli, ci sarà il coseno anche dell'angolo tra i due vettori, ma questo non è il caso perché qui spostamento e forza sono paralleli. Qui semplicemente quindi dato dalla forza elettrica, quindi carica per campo, per lo spostamento delta x, che sarà la differenza tra la posizione finale xp meno quella iniziale xa. E questo è uno scalare, quindi nel caso che la carica sia q, il lavoro sarà dato da Q per E al posto di F per delta X. Nel caso generale ho il coseno, in questo caso più semplice il coseno non c'è perché, ripeto, l'angolo è 0, quindi il coseno è 1. Come già abbiamo visto all'epoca del campo gravitazionale, anche per il campo elettrico vale una proprietà importante. Se immaginiamo di far svolgere la nostra carica, anziché quel percorso semplice, quel segmento da A a B, un percorso chiuso, è possibile dimostrare che lungo un percorso chiuso il lavoro totale svolto dalla forza del campo sulla carica è zero. Oppure, come nell'esempio, anzi equivalentemente nell'esempio che dimostra questo grafico, se vado da più 1 a più 2 lungo per esempio la distanza radiale, qui abbiamo il campo elettrico prodotto dalla carica in basso a sinistra, esercitato dalla carica Q grande che si sposta, se vado da un punto P1 a un punto P2, il lavoro svolto dalle forze del campo non dipende dal percorso che seguo. Quindi che io mi muova da P1 a P2 direttamente o che faccia questo strano percorso, P1, P3, P3, P4, P4, P2, il lavoro svolto è esattamente lo stesso. Vediamo il perché. Beh, quando mi sposto da P1 a P3, lo spostamento, che è sempre tangente alla traiettoria, è perpendicolare alla forza elettrostatica prodotta, esercitata meglio da Q piccola su Q grande. Quindi il lavoro in questo caso da P1 a P3 è nullo, perché la forza e lo spostamento sono perpendicolari. Lo stesso si dice da P4 a P2. Okay? Rimangono solo i due tratti P3 e P4, che però danno un lavoro identico. Perché? Perché in tutti i punti, qui ho arco di circonferenza, quindi lungo tutto il tratto P1, P3, la distanza da Q è la stessa. Quindi che io vada da P3 a P4 o da P1 a P2,
La forza, che dipende solo dalla distanza, è la stessa e le cariche sono le stesse. Quindi lo spostamento è lo stesso, la forza è la stessa, in intensità ovviamente, e quindi il lavoro è uguale. Per cui i due tratti che differenziano i due percorsi, che sono i tratti tangenziali P1, P3 e P4, P2, danno lavoro nulla. Ecco perché spostare la carica da P1 direttamente a P2 oppure seguire questo percorso strano P1, P3, P4, P2 fa sì che il lavoro svolto dalle forze del campo sulla carica sia esattamente lo stesso. Quando questo succede, cioè se ho un campo di forze nel quale il lavoro svolto dalla carica, dalla forza sull'oggetto in moto che si sposta non dipende dal percorso tra il punto iniziale e il punto finale, ma solo dalle posizioni iniziale e finale, allora dico che quella forza è una forza conservativa e posso esprimere il lavoro come una variazione, vediamo se ce l'ho qua più avanti, ecco. Qui avete riassunto questo concetto. Se vado da A a B lungo due percorsi diversi, prima abbiamo scelto percorsi particolari, qui abbiamo percorsi generali. Nel caso in cui appunto il lavoro per andare dal punto iniziale a quello finale non dipenda dal percorso, ma solo da dove stanno A e B, allora posso equivalentemente dire che il lavoro posso esprimerlo come la differenza tra due funzioni scalari solo della posizione. Queste funzioni scalari prendono il nome di energia potenziale. E per convenzione, tra un attimo vediamo il perché, il lavoro quindi svolto dalla forza elettrostatica per spostare la carica da A a B viene espresso come la diminuzione di energia potenziale. Si mette questo meno. Perché il lavoro vale la diminuzione di energia potenziale? Perché nel caso usiamo il meno e usando il teorema dell'energia cinetica, il lavoro è uguale all'aumento dell'energia cinetica, otteniamo che l'aumento dell'energia cinetica vale quanto la diminuzione dell'energia potenziale e quindi se ne può dedurre che l'energia totale cinetica più potenziale si conserva, equivalentemente in tutto e per tutto a quanto abbiamo già visto nel caso di energia potenziale per la forza gravitazionale. Ok? Infatti, se utilizziamo il fatto che il lavoro, questo vale per qualsiasi forza, anche quelle non conservative, lo esprimiamo come la variazione di energia potenziale di cinetica, quella finale B, punto di arrivo, meno energia cinetica in A, punto di partenza, allora il lavoro vale l'aumento di energia cinetica, che è un mezzo mv alla seconda, e se mettiamo questo insieme al fatto che il lavoro per le forze conservative, come la forza elettrostatica, posso esprimerlo come la diminuzione di energia potenziale, cioè abbiamo questo meno di mezzo. Allora, mettendo insieme le due relazioni, abbiamo che se sposto delta U a sinistra, la somma tra l'aumento di energia cinetica o la variazione di energia cinetica più la variazione di energia potenziale è zero. Cioè non varia la somma energia cinetica più potenziale. E quindi ecco perché il nome forze conservative, cosa conservano le forze conservative? Conservano l'energia meccanica totale, la somma di energia cinetica più l'energia potenziale, o meglio, più tutte le energie potenziali associate alle forze conservative, potrebbe essercene più di una. Potrebbe essere il caso, per esempio, in cui in una certa regione dello spazio c'è presente sia la forza elettrica che la forza gravitazionale, in quel caso ogni forza ha la sua energia potenziale e si conserva il totale. Ok? Su questo sono andato un po' veloce perché non è esattamente identico a quanto abbiamo visto al suo tempo per l'energia del campo gravitazionale. E quindi di conseguenza abbiamo una delle leggi fisiche più importanti di tutte, che è quella della conservazione dell'energia. In questo caso dell'energia, diciamo così, meccanica, cioè della somma tra potenziale e cinetica, anche se stavolta l'energia potenziale è legata alle forze elettriche. Ok? In un sistema in cui agiscono solo forze conservative, allora in quel sistema la somma di energia cinetica più l'energia potenziale, o meglio le energie potenziali, se ce n'è più di una, rimane costante nel tempo, si conserva. Ok? Se invece
Questo di conseguenza, di converso, se osserviamo un sistema dove questo fatto non è applicato, non è verificato, cioè se la somma di energia cinetica più potenziale cambia nel tempo, normalmente diminuisce, significa che ci sono forze dissipative, tipicamente la forza di attrito. In quel caso l'energia viene convertita da meccanica, quindi da cinetica e potenziale, ad altre forme di energia non meccanica, come ad esempio l'energia termica. È come se spingo, cioè trascino il tavolo sulla superficie del pavimento, l'energia, il lavoro che io svolgo per spingere il tavolo viene dissipato dall'energia termica perché il pavimento e il tavolo si scaldano, di poco ma si scaldano. Okay? Quindi torniamo al punto, all'esercizio di partenza, all'esempio di partenza. Nel caso che noi avessimo a che fare con un campo, la situazione più semplice, un campo elettrico omogeneo, come quello che abbiamo tra le due armature piane cariche di un condensatore, allora il lavoro svolto dalle forze elettriche, dal campo elettrico, vale la forza, che è Q volte il campo, per lo spostamento da A a B, e qui il campo elettrico è allo stesso valore dappertutto. Questo è il caso più semplice, essendo il campo lo stesso, basta che moltiplico forza per spostamento. Di conseguenza, utilizzando la definizione di energia potenziale, cioè il fatto che il lavoro, quando la carica si sposta da A a B, vale la diminuzione di energia potenziale, cioè l'energia potenziale di partenza meno quello di arrivo, se ne deduce che in un sistema di questo tipo l'energia potenziale elettrostatica associata alla nostra carica Q nella posizione X, dove X è la coordinata che va da sinistra a destra, vale l'opposto del prodotto tra carica, campo e posizione. In questo modo abbiamo tacitamente assunto che nella posizione di partenza, cioè quella del piatto di sinistra, la posizione è nulla e quindi l'energia potenziale è anche nulla. Ok? Potrei scegliere lo zero da un'altra parte, questo non cambierebbe nulla. Quello che ha fisicamente senso è la variazione di coordinata, non dove metto, dove fisso lo zero. L'energia potenziale in generale è definita a meno di un livello di riferimento. Normalmente, per esempio, per quella del campo gravitazionale terrestre, quella superficie della Terra, si prende il suolo. In questo caso qui, analogamente, si prende una delle due armature, tipicamente quella più a sinistra, perché normalmente le coordinate crescono a destra. Se invece siamo in un caso un pochino più complicato, cioè un caso in cui il campo elettrico varia a seconda della posizione, come nel caso del campo prodotto da una carica puntiforme, allora non posso più moltiplicare carica per campo per spostamento, perché il campo cambia da punto a punto. Di conseguenza mi serve uno strumento che tenga conto della variazione del campo a seconda della posizione, e questo richiede uno strumento matematico che non abbiamo ancora visto, quindi vi do direttamente il risultato. Nel caso calcolassimo, ecco, il lavoro per andare da una distanza a un'altra all'interno del campo prodotto da una carica puntiforme Q piccolo, avremo che il risultato che otteniamo è K0, che sono nel vuoto, costante di Coulomb nel vuoto, per il prodotto delle due cariche Q piccolo e Q grande, diviso la distanza tra le due cariche nel punto di partenza meno la distanza tra le due cariche nel punto in cui la carica arriva, ok? Immaginando che vada da A a B. Questo mi permette di dedurre in generale che la forma per l'energia potenziale elettrostatica che dipende dalla separazione tra le due cariche Q piccolo e Q grande, che interagiscono tra di loro, è molto simile alla forza elettrostatica, ma attenzione al denominatore. Non c'è R quadro, ma solo R. Anche in questo caso, lo ripeto, forse eccessivamente, ma insomma, è del tutto simile a quella che otteniamo nel caso della forza gravitazionale, in cui avevamo G grande M1 M2 diviso R. Qui non c'è il meno, ma c'è il prodotto delle cariche per K0 diviso R. Questa espressione per la forza di. Scusate, per l'energia potenziale gravitazionale elettrostatica di un sistema di due cariche puntiformi, Q piccolo e Q grande, fa l'ipotesi tacita che l'energia potenziale, quando le cariche sono a distanza infinitamente grande, la prendo uguale a zero.
come detto nell'esempio precedente, l'energia potenziale è definita a meno di un livello di riferimento. Nel caso precedente, dove abbiamo il campo omogeneo, posso prendere per esempio la posizione x uguale a 0 che individua la piastra carica di sinistra. Qui siamo nel caso in cui il campo elettrico è lo stesso dappertutto. Nel caso del campo prodotto da una carica puntiforme, questo è più piccolo, allora l'energia potenziale di un sistema di due cariche puntiformi diventa nullo se la separazione tra le due cariche, questo R, diventa enormemente grande. E quindi si prende l'energia potenziale data da questa espressione, K0 più grande più piccolo diviso R, tacitamente assumendo che prendiamo come livello 0, come punto dove l'energia potenziale è nulla, quella a cui le distanze delle due cariche sono infinitamente grandi. Che significa dal punto di vista della fisica infinitamente grandi? Infinito non è un numero. Infinito ha un significato ben preciso in senso matematico. Dal punto di vista della fisica, dire che due cariche sono infinitamente lontane significa tecnicamente dire che sono talmente lontane che la loro interazione elettrostatica diventa trascurabile. È come se fosse zero. Ok? Quindi attenzione all'infinito in matematica e all'infinito nel caso, tra virgolette, pratico. Considero due cariche infinitamente lontane quando non riesco più a misurare l'interazione tra le due cariche stesse. E in quel caso, in quel punto dove anche la forza è nulla, assumo l'energia potenziale nulla. Per cui ne ottengo che l'energia potenziale del sistema formato da due cariche, più grande o più piccolo, separate da una distanza R, ha questa espressione. E questa, ripeto, la ottengo da questa relazione che definisce l'energia potenziale utilizzando uno strumento che si chiama integrazione che non abbiamo ancora visto, che somma il lavoro svolto dalle cariche quando la forza non è costante. Okay? Se ho più di due cariche, cosa succede? Beh, in presenza di diverse coppie di cariche, utilizzo la relazione che abbiamo visto per una coppia per tutte le coppie diverse. Ad esempio, ho un sistema di quattro cariche e considero tutte le coppie possibili contandole una volta sola. Quindi considero per esempio se ho quattro cariche, sarà la carica Q1, carica 2, carica 1, carica 3, carica 1, carica 4 e poi 2, 3, 3, 4 e 2, 4. Sommo tutte le coppie possibili. Per quattro cariche sono 2, 6 coppie. Ok? N per n meno 1 mezzi, quindi viene 4 per 3, 6. D'accordo, contando una coppia ogni coppia una volta sola. Ok? Ci sono domande fin qua, è chiaro? Corro un po' fino adesso perché uso molto di quello che abbiamo visto per l'energia potenziale gravitazionale, però se ci sono domande o cose dubbie, ditemelo, mi raccomando. C'è una domanda? Sì, Dimmi. sotto il raggio 1 e 2 sono moltiplicati. No, no, questo significa, scusami, era meglio che lo leggevo, l'espressione che c'è sopra è relativa a una sola coppia, ok? Ho la carica Q piccolo e Q grande separate dalla distanza R. Se ho tante cariche, questa espressione si legge in questo modo, è K0 il prodotto Q1-Q2 fratto la distanza tra la carica 1 e la carica 2. R1-2 è la distanza, la separazione tra la carica 1-2. Qui avrò Q1-Q3 fratto la distanza tra la prima e la terza carica, qui manca un K0, scusatemi, me lo sono dimenticato, K0 per Q2 e Q3 fratto la distanza tra Q2 e Q3 e così via. Okay. Nel caso specifico, qui dovete tener conto anche delle due diagonali del quadrato. D'accordo? Molto bene. Così come abbiamo visto la relazione tra il lavoro e l'energia potenziale, possiamo, facendo un passetto in più,
E assumendo che la forza sia costante, come nel caso della carica che si muove all'interno del campo omogeneo, possiamo mettere insieme queste due relazioni e dire che il prodotto forza per spostamento è uguale alla diminuzione di energia potenziale. Okay? Questo è un caso semplice in cui, ripeto, nel corso dello spostamento da A a B la forza non cambia. Tipicamente è il caso delle forze costanti, le forze omogenee. Quindi posso ricavare la forza da questa relazione, posso esprimere la forza come l'opposto della variazione di energia potenziale tra punto di arrivo e punto di partenza, fratto la separazione tra le due posizioni. Questa sarebbe la forza media nel tratto della distanza delta x. Tra a breve vedremo che questo rapporto tra due grandezze, tra le due variazioni, possiamo farlo tendere a un limite. Quando la separazione tra i due punti di partenza e di arrivo diventa 0, avremo quindi una forma indeterminata 0 su 0 che converge. Questo particolare rapporto tra variazioni infinitesime prende questo simbolo con questa delta che diventa d, e questa tecnicamente a breve vedremo diventa, la chiameremo, derivata della funzione u rispetto alla variabile x. Quindi in generale possiamo esprimere la forza in un sistema dove agisce una forza conservativa, la forza può essere espressa come l'opposto della rapidità con cui l'energia potenziale cambia con la posizione. In matematica stiamo andando un pochettino più a rilento del solito, per cui questo concetto dovremmo averlo già visto, ma lo vedremo a breve. La derivata, se volete, è la rapidità istantanea di variazione, quella a cui tende questo rapporto quando il punto iniziale e finale del mio percorso vanno a coincidere. Di fatto questo rapporto non è nullo, ma converge a una grandezza che prende il nome di derivata. Okay? Qui c'è un video che vi lascio a breve. Ancora questo concetto, poi mi fermo. Immaginate di avere un sistema come quello dell'esempio della carica tra le due armature di potenziale ben cariche, in cui la forza, che è uguale all'opposto della rapidità con cui cambia l'energia potenziale, vale carica per campo. Ok? Quindi prima abbiamo ricavato la relazione tra forza ed energia potenziale. Se adesso dividiamo la forza per la carica, avremo il campo elettrico. E quindi il campo elettrico possiamo definirlo come la rapidità con cui cambia non U, ma il rapporto U energia potenziale fratto Q, cioè l'energia potenziale per unità di carica. Questa particolare funzione, energia potenziale fratto la carica, prende il nome di potenziale elettrostatico. È, se preferite, l'equivalente del campo gravitazionale nel caso della forza gravitazionale, e dividendo l'energia potenziale gravitazionale per la massa ho il potenziale gravitazionale. Qui divido l'energia potenziale elettrica, diviso la carica, e ho il potenziale elettrostatico. Ok? Perché è importante il potenziale elettrostatico? Beh, per un sacco di ragioni. Una di queste è il fatto che mentre il vettore campo elettrico, okay, ha tre componenti, per esempio, il potenziale, la funzione V, è una funzione scalare, quindi ha un solo numero che dipende dalla posizione. E utilizzando questa relazione, quindi ho la possibilità di ottenere il campo semplicemente applicando questa definizione alla funzione potenziale. Non solo, ma per dire in altri termini, quando vi serve cambiare la batteria di un qualsiasi strumento, per esempio un lettore di musica, la batteria di un cellulare, di una radio, di un particolare dispositivo elettrico, quando acquistate la batteria, sulla confezione della batteria c'è scritto più, per esempio, 1,5 volt. Quel volt si riferisce a questa funzione. E quindi misura, okay, la
energia per unità di carica che quel dispositivo è in grado di trasferire al, tra virgolette, dispositivo che utilizza l'energia associata alla corrente elettrica e al moto di carica, che vedremo un pochetto più avanti. Tutto chiaro? Ci sono domande? Molto bene. Quindi in generale abbiamo, analogamente alla relazione che abbiamo tra forza ed energia potenziale, ne esiste una dello stesso tipo tra campo elettrico e potenziale elettrostatico. Attenzione, la lingua qui non ci aiuta perché sono due funzioni molto diverse, l'energia potenziale elettrostatica e il potenziale elettrostatico, anche se le due parole sono molto simili. Ok? Vi ricordo la lezione di prima, l'energia potenziale U diviso la carica dà il potenziale elettrostatico. D'accordo? E questo è legato al campo elettrico in questo modo. Il potenziale elettrostatico, che è una funzione della posizione, quindi una funzione che cambia con la posizione, la rapidità con cui cambia il potenziale rispetto alla posizione mi consente di calcolare il valore del campo nel punto in cui calcolo questa variazione. Okay. Quindi, se per esempio prendiamo un sistema di due cariche puntiformi separate a distanza R, allora l'energia potenziale di questo sistema sarà il prodotto tra K0, se siamo nel vuoto, per il prodotto delle cariche diviso la distanza R tra una carica e l'altra. Ok? Se faccio il rapporto tra l'energia potenziale del sistema diviso la carica Q piccolo, allora quello che ottengo è K0 Q grande su R, e questa è la funzione energia, scusami, la funzione potenziale elettrostatico nella posizione occupata da Q piccolo, che dipende, come vedete, solo da Q grande, carica che genera il campo, e dalla posizione nella quale ho messo Q piccolo. Quindi diventa una funzione legata alla carica più grande che genera il campo elettrico e alla posizione nella quale mi interessa calcolare il potenziale. Ok? Quindi, per esempio, se sono a posizioni di uguale distanza dal centro dove si trova la carica più grande, il potenziale assumerà valori uguali a distanza uguale. Quindi, se sono nello spazio, per esempio, avrò superfici che hanno lo stesso potenziale, che sono delle sfere concentriche a Q grande. Okay, qui anche c'è un filmato che vi consiglio di vedere. Queste particolari superfici o curve, tutte allo stesso valore del potenziale V, vengono chiamate superfici equipotenziali. Nel caso del campo generato da una carica puntiforme, Q grande in questo caso, dato che il potenziale in qualunque posizione dello spazio è dato da K0 Q grande diviso R, distanza dal punto dove si trova la carica, a parità di R avrò la stessa V. E i punti che si trovano allo stesso R sono delle circonferenze nel piano, nello spazio sono delle sfere. Quindi le curve equipotenziali sono, in questo caso, delle circonferenze concentriche a Q, tutte che hanno Q come centro. Queste particolari superfici equipotenziali, come potete vedere, sono delle circonferenze, e quindi rispetto a queste righe che sono, non so se riuscite a vederle, sono in azzurro, mentre qui ho colorato in verde le superfici equipotenziali, in ogni punto dove si incrociano la linea di campo e la superficie equipotenziale, la linea di campo è perpendicolare alla linea equipotenziale. E questo vale in generale, non solo per la carica puntiforme. Qualunque sistema di carica io abbia in condizioni di equilibrio, le linee che uniscono punti a potenziale costante sono in ogni punto perpendicolari alla linea di campo che passa per quel punto. Perché? Perché se così non fosse, se il campo avesse componenti parallele alla linea di equipotenziale, non sarebbe più linea equipotenziale, perché il campo va da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso, cioè il campo è diretto da punti di potenziale diverso, vista la sua definizione, E uguale a meno delta V su delta X. Quindi di fatto
le superfici di potenziale sono sempre e dovunque perpendicolari alla linea di campo che passa per quel punto. Ok? Anche in questo caso, se abbiamo non solo un sistema di due cariche, ma di tante cariche, se voglio calcolare il potenziale in un punto particolare, non faccio altro che sommare i contributi dei potenziali di ogni singola carica che mi interessa conteggiare. Quindi nel punto P, per esempio, avrò la somma del potenziale dovuto alla carica 1, alla carica 2 e via dicendo. Quindi sommo tutti i contributi dovuti alle singole cariche. Questo ovviamente è un lavoro piuttosto noioso e ci sono strumenti matematici che permettono di semplificarlo nel caso uno abbia sistemi di distribuzione di cariche particolarmente semplici, un po' come abbiamo visto col campo, usando il teorema di Gauss. Ok? Ecco, qui per esempio abbiamo un sistema con due cariche di segno opposto, un dipolo. Qui abbiamo in blu, non so se si riesce a distinguere bene il colore, le linee di campo, e vedete che qui le linee potenziali sono degli ovali che sono delle circonferenze leggermente modificate proprio per tener conto del fatto che in punto per punto sono sempre perpendicolari alla linea di campo che passa per quel punto. Quindi si deformano, tra virgolette, in questo modo. Okay? Qui ho la cosa analoga con cariche dello stesso segno. Vi ricordo che prima avevamo un dipolo, cioè cariche, io la carica positiva a destra, negativa a sinistra. Se le cariche fossero dello stesso segno, avrei linee di potenziale fatte in questo modo, questa specie di, come dire, di 8. D'accordo? Nel caso, per esempio, di un sistema come abbiamo visto all'inizio con un campo omogeneo, in questo caso le linee di potenziale sono dei piani perpendicolari alle linee di campo, in questo caso sono dei piani paralleli alle piastre cariche. E equivalentemente, come dire, il potenziale su ogni linea di campo, l'equipotenziale avrà valori diversi. Questo è conseguenza, fatemi tornare un attimo indietro, forse questo non l'avevo chiarito bene all'inizio. Ecco. Torniamo a questa relazione. Okay? È chiaro che se considero punti che stanno allo stesso potenziale, delta V è zero. Quindi il campo elettrico, okay, tra punti che stanno allo stesso potenziale ha valore nullo. Per cui dove ho campo elettrico, dove il campo elettrico non è zero, ho il potenziale che cambia. Normalmente il campo elettrico è diretto da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso, proprio a causa di questo meno. E la direzione del campo è proprio quella di massima variazione del potenziale. Quindi il campo elettrico è diretto da punti di cui il potenziale alto a punti di cui il potenziale basso. Un po' come se immaginate una collina. Okay. Mi immaginate di mettere una palla sulla collina, la palla si rotola, cade verso punti di quota più bassa. Lì il potenziale gravitazionale è legato alla quota dove si trova la palla e la palla è diretta dalla forza peso tangente alla superficie della collina da punti di quota più alta a punti di quota più bassa. Qui la cosa è del tutto analoga. Il campo elettrico è diretto da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso. Okay, quindi punti appunto che hanno sono superfici equipotenziali e tra di loro non può esserci campo, quindi il campo elettrico a maggior ragione non ha componenti tangenziali o paralleli alle linee equipotenziali. Ok? Mi raggiungo il posto dove eravamo prima. Eccolo qua. Cioè, un po' come queste sono le curve di livello. Qui avete una mappa, qui c'è una collina. Di solito le curve di livello sono curve che uniscono punti che stanno tutti alla stessa quota sul livello del mare. Questo tipo di informazione sulle carte topografiche vi informa per esempio che dove curve di livello sono molto vicine, qui il terreno è molto pendente perché a parità di avanzamento lungo il percorso orizzontale c'è un bel salto di quota verticale. Quindi, tra questo punto e questo punto c'è un dislivello che viene percorso con una piccola distanza orizzontale, mentre dove le curve di livello sono più diradate, qui la pendenza è più bassa. Quindi
Quindi se devo salire sulla collina mi conviene andare da questa parte piuttosto che da questa, perché magari qui non ci riesco neanche a salirci perché è molto ripido. Okay? Questo è un modo per mappare un campo che come quello, ad esempio, il campo delle quote, in caso di topografico, del tutto simile a quello che qui ci informa, per esempio, le curve di equipotenziale. Le curve equipotenziali sono curve che mettono in comune, mettono insieme punti dello stesso potenziale e tra l'una e l'altra la rapidità con cui cambia il potenziale è direttamente legata all'intensità del campo elettrico. Okay? Dove sono più ravvicinate, il campo elettrico varia più rapidamente, quindi è più intenso. Dove sono più diradate è più lento, è più piatto. Qui c'è un altro grafico che vi illustra, qui sono per esempio il campo elettrico di due cariche puntiformi e in questo caso questa funzione ne dà il potenziale. Qui dove il potenziale va verso l'alto avrò la carica positiva, dove ho una specie di pozzo avrò la carica negativa. Qui invece ho quattro cariche, la quarta non la vedete, ho due cariche positive, queste due, e queste due con il fondo blu sono due negative. Quindi questo è un quadripolo. Ok? Qui attenzione, chi ha fatto il grafico ha tranciato come qua a un certo punto la quota perché se osservate, se io mi chiedessi qual è il punto, quanto vale il potenziale nel punto dove trovo la carica Q, avrei una divergenza perché se qui R tende a 0, questa frazione diverge. Quindi qui nessun grafico mi darà mai il grafico del valore del potenziale nel punto Q, devono tranciarlo, tagliarlo a un certo punto, perché diventa non più graficabile perché di definito non è un numero. Ok? Lo vedremo prima. Questo lo vedremo la volta prossima, per oggi conto di fermarmi. Ci sono domande? Molto bene.